Dopo il caso dei 5 tennisti italiani incappati 3 anni fa nelle discusse sanzioni combinate dal governo mondiale del tennis per una serie di scommesse vietate pur di modesta entità, adesso c'è anche Filippo Volandri nel mirino della Tennis Integrity Unit. Dall'ottobre scorso la Tennis Integrity Unit indaga su una partita sospetta e chiede all'ex numero 1 d'Italia ed ex numero 25 ATP ragguagli sulla sconfitta in 3 set con Gabashvili a San Pietroburgo. Il livornese aveva vinto il primo set, per poi perdere la partita. Si sgonfierà tutto come il caso Davidenko? Bill Badcock, Executive Director dell'ITF, ricorda di Davidenko se ne occupò l'ATP. Ora è tutto diverso.